Ciao a tutti, io mi chiamo Sydney, benvenuti sul mio canale e sulla mia rubrica russaliana Appunti russi di un'italiana. Oggi è il 10 luglio 2022, ci troviamo a Mosca nel mezzo della Bordura Bessie. Bordura Bessie significa in russo la nevrosi dei cordoni del marciapiede. È una parola che in russo si usa molto nella combinazione Bessie, Karana Bessie, in questo caso Bordura Bessie. E perché c'è una nevrosi dei cordoni del marciapiede? Il sindaco di Mosca, Sabianin, possiede un'azienda che produce mattonelle, mentre la moglie del sindaco, Sabianin, possiede un'azienda che produce i cordoni del marciapiede. Per questo da circa 10 anni vengono sistematicamente sostituite le mattonelle nei vari luoghi della città di Mosca e da un paio di anni vengono sistematicamente sostituiti i cordoni del marciapiede o quelli che circondano le aiuole. Il momento ideale per fare questo tipo di lavori è in estate, perché non c'è il ghiaccio per terra, ed è per questo che in estate noi siamo vittime dell'inquinamento acustico e non possiamo dormire, e inoltre siamo circondati da tutte queste bellezze. Il problema non è tanto che ci sono continuamente dei lavori, che queste mattonelle, questi cordoni dei marciapiedi vengono cambiati, anche se possiamo immaginare che vengano cambiati molto più spesso di quanto sia realmente necessario, ma il problema è che ogni volta che si fanno tutti questi lavori viene aggiustato qualcosa che in realtà non era veramente necessario aggiustare, e vengono trascurate altre cose che invece avrebbero bisogno di manutenzione. Per esempio, a Mosca tuttora ci sono grandi problemi con le barriere architettoniche per i disabili, ci sono molti oggetti del patrimonio artistico e culturale che non vengono sottoposti regolarmente a manutenzione, e ci sono ancora dei seri problemi con il sistema di drenaggio urbano che causa allagamenti, buche nell'asfalto e problemi, insomma, sia per chi si muove a piedi che per chi si muove in macchina. Il problema è che se anche nelle zone residenziali i lavori finiscono intorno alle 7 di sera, in modo da dare modo alla gente di riposare, sulle strade principali si può lavorare anche di notte, e se la tua casa affaccia su una strada principale tu comunque non puoi dormire. La qualità dei lavori comunque lascia a desiderare, infatti spesso succede che per esempio questi cordoni dei marciapiedi o queste mattonelle vengano messi, poi tolti, poi rimessi, spesso anche con un ordine, con una sequenza di lavori improbabile, e quindi ci si domanda: ma viene commissionato in modo scorretto il lavoro apposta? Sono gli operai che sbagliano a fare il loro lavoro e poi dopo devono correggerlo? E se viene ricommissionato lo stesso lavoro più volte di seguito, non potrebbe essere perché forse questo è un modo per lavare del denaro sporco? Non lo sappiamo. Ci sono anche altri casi di conflitto di interessi, per esempio Sergei Kuznetsov, che dal 2012 è l'architetto ufficiale presso l'amministrazione di Mosca, precedentemente lavorava presso uno studio di architettura del quale lui stesso era socio. Ufficialmente, dopo la sua nomina all'incarico di architetto ufficiale di Mosca, lui avrebbe smesso di lavorare presso questa organizzazione, ma di fatto negli ultimi 10 anni moltissimi lavori sono stati commissionati proprio a questo studio di architettura. In un'intervista a The Village, Sergei Kuznetsov ha detto che preferisce, rispetto agli altri stili architettonici, il costruttivismo sovietico. Potrebbe non essere una sorpresa a questo punto che molti edifici del costruttivismo sovietico vengono conservati, mentre altri oggetti del patrimonio artistico e culturale che non corrispondono a questo stile vengono abbattuti o ne vengono cambiati i confini territoriali. Raccontami com'è la situazione nella città dove vivi. Anche da te c'è la Bordura Bessie o è una cosa che succede soltanto a Mosca o in Russia? Anche da te c'è il conflitto di interessi o è una cosa che è soltanto tipica di questo paese? Ti aspetto ancora su questo canale per raccontarti altre storie della vita quotidiana in Russia o della mia vita. Ciao!